Quanto te le fa? Ciao Eleonora. Buongiorno a tutti. Mi mi sentite? Buongiorno Anna Maria. Buongiorno a tutti, sono l'Avvocato Zanasi, presidente della Commissione Rapporti Internazionali. Buongiorno a tutti quelli che sono già arrivati, siamo in anticipo. Vedo Anna Maria Pedroni, uno dei nostri relatori. Buongiorno Anna Maria. Buongiorno Francesca. Vediamo se c'è anche Massimo Audisio. Sto guardando tra i partecipanti, ma non lo vedo. Aspettiamo allora l'altro relatore, perché tanto siamo in anticipo di parecchi minuti. Dunque... Ecco, Anna Maria, ho appena mandato a tutti quanti mm? eh, l'indirizzo e-mail per iscriversi alla eh, mailing list. Io intanto potrei cominciare a parlare che ore sono. No, aspettiamo qualche minuto perché siamo molto in anticipo. Siamo molto mi in anticipo, sì, sì. Io mi sono collegata per vedere se era tutto, diciamo... Tutto a posto. Esatto, però siamo molto in, in anticipo. Fatto. Hai fatto bene. Quanti siamo oggi? Dovremmo essere 71. Ecco. Patrizia Mattina presente, buongiorno. Massimiliano Tognola, buongiorno. Leonardo Margiotta, buongiorno. Raffaella Maietti, buongiorno a tutti. Ottaviano, Giulia Ottaviano anche. Ecco, Lenovo però non so chi è, Lenovo de <ride> deve rinominarsi. Per rinominarvi dovete cliccare sulla vostra foto, adesso io ho il telefono, non so, Anna Anastasia Guastella. Anastasia, devi eh, rinominarti, e, credo che sia semplicissimo, adesso lo facciamo insieme sostanzialmente. Sul telefono io schiaccio i tre puntini, no. Su Partecipant, ecco, vai su Partecipant e, e vedi che c'è Lenovo e ti metti il tuo nome, eh? cambi cliccando. Ecco. Simone Melzi, Lidia Levantino, Sergio Chisari, Riccardo Benini. Buongiorno a tutti. Io adesso mi metto un secondo in mute e tra quattro minuti riprendo. Anche Beatrice Maria Persico è arrivata. Buongiorno Beatrice. Mi metto in mute. Anche la ingegneri, Gabriele Ingegneri presente, buongiorno. Ha chiamato adesso la sorsa, che è il nostro responsabile tecnico. Vediamo cosa vuole. Due minuti e rientro. Perfetto. Allora, l'avvocato, lo dico per formazione, l'avvocato Audisio sta aspettando di entrare. Si è collegato, ma. Benissimo. Non si sente? No, io sento benissimo. Ecco, che qualcuno, se qualcuno ha problemi di audio ce lo dica, ci segnali le problematiche. In questo momento l'avvocato Audisio sta aspettando di entrare, lo dico alla formazione che ci assiste. Ecco, io volevo chiedere alla formazione conferma che sia possibile condividere delle slide. Certo, le metti. Se le hai sul tuo desktop del PC, sì, non c'è problema. Mm -hmm. Ma prima mi sembra di aver visto una schermata, una slide. Ma non era mia, no, erano, erano documenti della formazione secondo me. Ah, sulla formazione, vabbè comunque, insomma, sì sì, puoi fare semplicemente condividi schermo sì, sì. e si vede perfettamente. Allora, l'avvocato Massimo Odisio non ce lo fanno entrare, e chi è che parla per prima dei due? Io, io. Ecco io allora. credo che sentisse perché poi lui si, si raccorda ovviamente anche se ne abbiamo parlato ci siamo già confrontati allora, oh, oh finalmente oh. l'altro relatore, buongiorno. Eh, buongiorno. buongiorno buongiorno a tutti comincio su è sparito Francesca sei senza audio Ecco, adesso... ecco, mi sentite? Sì. Eh, buongiorno a tutti, intanto i partecipanti e buongiorno ai nostri relatori. I nostri relatori fanno parte della Commissione Rapporti Internazionali, in acronimo CRINT, dell'Ordine degli Avvocati di Milano. Eh, abbiamo inteso come Commissione organizzare 19 webinar gratuiti per i nostri colleghi. Proprio perché riteniamo che in questo momento storico, in cui sia molto difficile pensare di andare oltre confine per ampliare le proprie opportunità professionali, sia proprio il momento per prepararci e studiare, ciascuno nel proprio settore, pensare di riuscire ad eh, in, implementare i rapporti professionali. Ehm, chiedo scusa, ma ho il bambino che mi. <ride> purtroppo, si, lavoriamo tutti da casa. E quindi gli inconvenienti sono questi. Comunque ho allontanato il disturbatore. Allora dicevo che eh, queste 19 lezioni sono importanti perché pensiamo al futuro. La Commissione Rapporti Internazionali, tra l'altro, in questo anno si è estremamente eh, migliorata, si è suddivisa in 27 comitati di servizio, ciascuno dei quali ha il compito di aiutare, traghettare il nostro iscritto all'ordine degli avvocati di Milano verso una realtà più internazionale. Vi faccio un esempio, uno dei comitati è il comitato network. Il collega che vuole gettare il cuore dall'altra parte, cioè superare l'ostacolo e la timidezza dell'internazionalità, che cosa fa? Con, si mette in contatto con questo comitato attraverso la email che è riportata nel sito dell'ordine e si fa aiutare a, creare, a crearsi un proprio network in base alla specializzazione e in base naturalmente alle possibilità linguistiche. Il, uno dei nostri relatori è l'avvocato Massimo Audisio che è responsabile del comitato associazioni internazionali ecco basta eh, scrivere all'avvocato e torturarlo per una due tre settimane certo. e l'avvocato vi aiuterà ad introdurvi nelle associazioni internazionali nelle quali voi potrete avere dei contatti all'interno dei comitati o anche semplicemente dei contatti di comitati specialistici naturalmente, o anche semplicemente eh, ra, eh, allacciando relazioni e comunque superando la timidezza di una realtà ad oggi sconosciuta. Ecco allora che cominciamo eh, a, ad addentrarci. Nel, nel lavoro di oggi perché eh, oggi questa lezione, in questa lezione, viene affrontata la recente normativa in tema di molestie sessuali sul luogo di lavoro dell'International Labour Organization, in particolare la convenzione 190 del 2019, la raccomandazione 206 del, del 2019, in parallelo con la normativa italiana. L'analisi poi dei due bravissimi relatori si arricchisce completa attraverso l'esame dei dati che offrono un quadro completo del fenomeno delle molestie sessuali sul luogo di lavoro ivi compresi negli studi legali auguro quindi un buon lavoro a tutti grazie ai nostri relatori io tra l'altro mi sono dimenticata di dire che l'avvocato odisio è anche un past president della Crint. Quindi vorrà farmi la cortesia di chiudere questa webinar, perché io temo di non essere in grado, l'ascolterò tutta, ma di non essere in grado di arrivare alla chiusura. Quindi a te saluti di chiusura Massimo, per favore, un Bene. abbraccio a tutti e grazie per la partecipazione. Buon lavoro! Grazie a te, Francesca. Ciao. Ecco, Buongiorno a tutti, direi Massimo. Inizio io, adesso vediamo se la nostra condivisione funziona, ma sembra proprio di sì. Um, vediamo. Ecco, scusatemi, ma ci sono un po' di processi da fare prima di... Uh, ecco, floating controls. Eccola qua. Ecco, um, sì, parliamo appunto del, uh, della recente normativa a livello internazionale uh, che riguarda le molestie uh, sessuali sul luogo di lavoro, ma partendo in, da, dal, dal movimento MeToo che tutti noi conosciamo. Per uh, verificare un po' quali sono appunto gli impatti che ha avuto non solo sugli uh, aspetti sociali, ma proprio appunto su come uh, questo fenomeno adesso si sta affrontando a livello normativo e soprattutto a livello normativo globale. Il tema um, è, è molto attuale soprattutto per noi. Perché proprio in questi giorni si sta discutendo alla Camera um, il progetto di legge che ha ad oggetto proprio il, ricevime, il ricepimento di questa convenzione, proprio una discussione che si è aperta in sede di assemblea il 19 maggio, quindi settimana scorsa, ed è per questo appunto che è un tema oltre che. Trova, noi lo troviamo tutti i giorni, diciamo se non tutti i giorni, ma comunque spesso sui giornali. Ecco, è un tema attuale anche appunto dal punto di vista proprio del nostro sistema normativo. Un attimo, che sto. Ecco. Eh, partiamo appunto, dicevamo, dal movimento MeToo. Eh, lo conosciamo tutti e, e sappiamo che è diventato virale appunto nell'ottobre del 2017, ehm, e riguardando le accuse al produttore cinematografico Harvey, Harvey uh, Weinstein, che tra l'altro ultimamente è stato condannato a 23 anni di reclusione, una condanna di febbraio. Um, è diventato virale nell'ottobre 2017, ma in realtà uh, si innesta questo movimento su un hashtag che già c'era e su un movimento che già c'era, un movimento eh, a cui ha dato origine un attivista del Bronx eh, nel 2006 e che eh, è nato a supporto delle vittime di violenza sessuale, in particolare donne, ragazze nere. Diciamo che dieci anni dopo si è sviluppato in modo proprio virale, nel, nel, senso, nel senso letterale del termine. Ma eh, era già pronto, diciamo così, il terreno era già pronto, tant'è che altrimenti. L'ASTAG non avrebbe avuto tutta, prima di tutto non sarebbe stato conosciuto, non è stato creato lì, già c'era, c'era già una rete e eh, in quel momento ha potuto pre prendere proprio il vigore che poi ha assunto appunto dall'ottobre del 2017. La fondatrice eh, del movimento è recentemente stata insignita di un importante premio dalla Harvard Kennedy School Center for Public Leadership che vede che... Mh, si interessa soprattutto appunto di premiare um, mh, dei leadership, degli attivisti che hanno dato. Uh, vigore o che hanno fondato movimenti che abbiano avuto un impatto uh, veramente di cambiamento sociale a livello mondiale. Um, basti dire che uh, il primo premio uh, che è stato assegnato appunto dalla Harvard Kennedy School è, uh, a, è stato a Nelson Mandela nel 93, quindi insomma diciamo che eh, è in buona compagnia e senz'altro è un premio che da onore a, a movimenti o comunque a attivisti che hanno una portata globale. Um... Un'idea un solo, appunto, noi ne abbiamo senz'altro percezione di quanto uh, sia, sia stato e sia tuttora uh, un, uh, un flusso appunto che interessi tutto il mondo, ma uh, basta anche dare un'occhiata agli spin-off, agli hashtag spin-off, così possiamo definirli, del, del, dell'originaria hashtag MeToo. Abbiamo degli hashtag che ehm, sono originati dalla censura, come in Cina, eh, non si può scrivere perché sarebbe censurato MeToo, e di qui, appunto, eh, la soluzione di trovare un MeToo coniglietto di riso che eh, riecheggi, ma che non sia proprio la stessa dizione. Ehm, e però, appunto, questa diffusione, questa diversificazione anche linguistica, ehm, ci, 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 ci fa capire come il movimento in realtà si sia diffuso si, uh, in tutto il mondo, ma si sia anche radicato con caratteristiche specifiche rispetto alle singole località. Uh, così in Australia si uh, usa Let Her Speak, in Nigeria e Ghana Sex for Grace. Per mettere in evidenza come il fenomeno sia stato soprattutto um, messo in luce nelle università. E, e poi abbiamo anche un hashtag che riguarda anche il mondo islamico. Oh, Moschimi Tu. Ecco, ripeto, um, questa schermata ci dà l'idea di come questo sia un fenomeno trasversale, uh, non solo diciamo a livello di diffusione, ma anche a livello di natura di fenomeno, perché se ben pensiamo è un fenomeno, è un movimento, uh, un movimento uh, importante di massa, così come si dice, ma anche un movimento che ha potuto, Prendere e, e, e avere questa diffusione proprio perché supportato dai social. Quindi è, è trasversale sotto ogni aspetto. Diciamo così: eh, una, una, un flash, poi ne vedremo altri eh, di, di, di effetti appunto del movimento, ma anche un flash. Secondo me è importante fare sulle ripercussioni che non sono sempre a 360 gradi positive del fenomeno. Si sono sviluppate varie ricerche ehm, coltivate in sede universitaria negli Stati Uniti proprio per verificare sia subito nel 2018 sia anche nel 2019 appunto gli effetti eh, un po' sotto i vari aspetti e non solo sotto quelli positivi. Così è emerso, per esempio, che ci sia un incremento tra l'altro crescente eh, della riluttanza ad assumere donne attraenti e 19% degli intervistati a rapportarsi ad esse al tu per tu, cioè quindi nei meeting di lavoro, 27% e eh, un'altra indagine universitaria sostanzialmente conclude dicendo sì, forse Possiamo dire che le molestie sessuali sono in declino, ma il sessismo è in crescita. Quindi ecco, anche questi, eh, queste ricerche eh, sono importanti per far comprendere appunto come il movimento abbia effetti a tutto tondo. dal punto di vista normativo, dal punto di vista normativo uh, gli sviluppi sono molti. Sono molti ed è importante prendere in considerazione uh, quelli che hanno interessato sia lo stato di New York che la città di New York, perché è una normativa che dal punto di vista te della, della, de della tempistica, ehm, dimostra già in sé come sia un riflesso del movimento perché è stata eh, è entrata in vigore nel corso del 2018 e il suo completamento eh, è avvenuto ai, nei primi mesi del 2019. Eh, previene specificamente, quindi integrata sia a livello di Stato che a livello di città di New York, previene le molestie sessuali sul luogo di lavoro. E ehm, tra le varie aspetti che è importante mettere già in evidenza, ehm, ci sono quelli dell'obbligatorietà per per il datore di lavoro che abbia una sede eh, a New York eh, come città o piuttosto come stato dell'adozione di policy, di programmi di eh, addestramento, di, di informazione, di formazione con dei tempi di completamento rigorosi, non solo per i nuovi assunti, ma anche proprio per eh, l'organico già in forza da completare proprio rigorosamente entro i primi mesi del 2019 e anche eh, dicevamo riguarda il datore di lavoro che ha la sede a New York o nello stato di New York ma um, nel caso per esempio della formazione è espressamente eh, indicato che riguarda anche i lavoratori che solo parzialmente lavorano a New York quindi anche chi non ha chi non ha chi non è eh, lì come sede di lavoro ma che si trova diciamo ad avere delle attività di lavoro eh, nel territorio prevede una responsabilità anche verso i non indipendenti e un sistema di investigazioni interne nel momento in cui le denunce siano presentate. Ecco um, abbiamo avuto modo di discutere uh, di questa normativa con colleghi che uh, hanno appunto um, condiviso con noi il fatto che hanno dovuto proprio anche come studi legali mettersi a norma con questa nuova disciplina e quindi con, uh, un, uh, con programmi di formazione che hanno riguardato tutta la law firm da, dai più giovani ai più più uh, anziani. Uh, gli impatti, appunto, dicevamo, sono stati degli impatti sociali importanti perché senz'altro uh, il movimento ha uh, sbloccato, ha dato voce a tutta una serie di... Uh, Scusa di Anna scuole. Maria, io però non, non vedo il tuo schermo. Non vedi il mio schermo? No, non vedo la condivisione. Vorrei sapere se gli altri lo vedono. Io sì, io sì bene. Io ho qua stop share, quindi mi sembrerebbe io anche che la vedo. Io ah, la vedete? vedete, allora siamo a posto. Bene, vediamo e sentiamo. Perfetto, Perfetto grazie. Grazie Francesca. Sì, sì. Lo vediamo e sentiamo, grazie. Dicevo, impatti non solo dal punto di vista sociale, eh, poi vedremo impatti normativi, impatti sul, uh, su pronunce giudiziali, perché sappiamo che negli Stati Uniti appunto Abbiamo parlato della condanna a 23 anni, ma uh, ci sono state anche delle uh, condanne clamorose dal punto di vista dei risarcimenti, uh, così, si, una, una, una condanna clamorosissima ha portato a un risarcimento di mil, 58 milioni di dollari, Tribunale di Los Angeles, sempre nell'ambito cinematografico, Alchi David e, e la, signora, era la signora Khan, sempre in un ambito appunto hollywoodiano, diciamo così. Però um, la cosa importante è che appunto uh, questo tsunami, perché lo potremmo definire senz'altro un, uno tsunami senz'altro in ambito Stati Uniti, ha portato, um, diciamo, non solo a, a impattare sul singolo, sul singolo accusato della molestia, ma ha impattato anche moltissimo sulle strutture di appartenenza, così sulle università. Uh, sul um, da cui dipendevano, per cui collaborava l'accusato, uh, sulle chiese, sugli ospedali, sulle imprese in generale, sulla squadra. E um, così, per esempio. Um, ha avuto una condanna senz'altro anche qui molto molto significativa, più di cento anni di reclusione, qualcosa del genere, un medico che è stato accusato di aver abusato di ginnaste appartenenti alla squadra nazionale americana e che era collegato con l'Università del Michigan. In questo caso l'Università del Michigan è stata condannata ad ingentissimi, si parla sempre di centinaia, cioè di milioni di dollari proprio per risarcire le vittime. Quindi vediamo un impatto sociale, un impatto senz'altro a livello di, di pronunce nei tribunali e abbiamo visto la normativa di New York per avere un quadro, uno spunto, ma a livello internazionale si è mossa anche l'Organizzazione internazionale del lavoro. Uh, sappiamo che è un'agenzia appunto del, delle Nazioni Unite che si occupa proprio del, di, delle, norma, delle normative, della disciplina del mondo del lavoro e che, in occasione del suo centenario, dalla nascita, gi nel giugno dell'anno scorso, ha adottato quello che è il primo strumento internazionale specifico, cioè che non, um, non riguarda violen solo violenze di genere o cose del genere, c'è cioè la Convenzione di Istanbul e quant'altro. Ma questo strumento è specifico rispetto a quelle che sono le molestie sessuali sul mondo del lavoro, con una convenzione appunto specifica, la 190 del 2019, e con una raccomandazione collegata eh, che, che riguarda sempre lo stesso settore. Sì, certo, il processo negoziale è iniziato nel 2015, quindi prima diciamo che il movimento MeToo prendesse proprio la sua dimensione globale. Però eh, tutti i commentatori e anche i protagonisti di questa eh, disciplina riconoscono come il movimento MeToo abbia avuto un impatto molto importante sia poi nella stesura dei contenuti effettivi, così come eh, adesso li troviamo nella, nella, nella convenzione, e anche comunque nella tempistica, perché in ogni caso eh, si è arrivati alla sua adozione nel giugno 2019, quindi i tempi senz'altro sono stati influenzati anche da questo. Possiamo avere un secondo conto. Perché è così rilevante? Allora, è rilevante sicuramente perché è uno strumento globale e quindi da una risposta come appunto al movimento che abbiamo visto è diventato globale. Quindi avere un approccio che sia uniforme del fenomeno, senz'altro dà molta più forza al, a un sistema legislativo che vada in prevenzione ma anche in repressione del fenomeno, insomma, in sanzione del fenomeno. Ecco perché è così importante. Perché ehm, innanzitutto il suo ambito applicazione appunto è molto ampio. È molto ampio e si riferisce non solo alle condotte sedute ma anche alle condotte singole. Si riferisce alle condotte fisiche, verbali, psicologiche, alle minacce, all'idoneità del comportamento e fa riferimento a una pluralità, a una sfera molto ampia di danni. Una sfera molto ampia rispetto ai quali, diciamo, i giudici eh, del lavoro non sono allo stato particolarmente ehm, forse eh, insomma avvezzi o comunque diciamo non sono tradizionali, danni tradizionali del mondo del lavoro, cioè perché si parla di danno fisico, psicologico, sessuale e non solo economico. Ecco, eh, la Convenzione ehm, ha come amb proprio ambito di amplificazione eh, i soggetti vittima delle condotte indipendentemente da quello che è il loro status, quindi si riferisce anche a volontari, a, a, a chi frequenza corti di formazione e soprattutto i candidati, perché uh, il fenomeno ha un impatto molto molto rilevante nel momento dell'assunzione, della, 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 dell dell'esame della, 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 dell della candidatura e quindi uh, questo aspetto molto ampio è senz'altro un, 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 molto molto rilevante. Dicevamo indipendentemente dallo status, perché poi espressamente dichiara di rivolgersi a protezione anche di quelli che esercitano i poteri e in rappresentanza del datore di lavoro. Quindi, perché no, cioè, non si può prescindere, non si può presumere che ci siano ambiti limitati in cui questa, questi tipi di condotta possano possano verificarsi. Settore pubblico e privato, formale e informale economy, quindi anche qua eh, sono concetti che anche rispetto all'evoluzione della nostra normativa eh, ci riportano alla gig economy, ai nostri riders, insomma, eh, si rivolge a tutto eh, il, 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 il mondo del lavoro, sia che sia, che sia o meno eh, formalmente strutturato. Importantissimo è anche l'ambito di applicazione dal punto di vista oggettivo, cioè cos'è il mondo del lavoro per la convenzione. Eh, il mondo del lavoro per la convenzione riguarda tutti i luoghi e i tempi collegati al mondo del lavoro, quindi anche il momento eh, del, del, degli spostamenti, il momento del raggiungimento eh, del luogo di lavoro, del ritorno a casa dal luogo di lavoro e soprattutto un aspetto molto importante è quello delle comunicazioni. Espressamente si prevede nella uh, convenzione che rientra nel suo ambito di applicazione anche quella molestia che fosse uh, perpetrata attraverso mezzi di comunicazione informatici. Uh, basta che ci sia ovviamente una connessione con l'attività di lavoro e questo ci riporta in questo momento. Al nostro, al nostro, alla nostra implementazione che il Covid ha sicuramente determinato del, dello smart working. Cioè, ovviamente, ormai in questi momenti, la, la, la comunicazione telematica collegata al lavoro è la modalità prevalente di attività. Quindi, Capiamo bene l'impatto e la considerazione che è stata fatta nel 2019 di uh, questa situazione anche come una situazione da tutelare. Uh, lasciatemi prendere un attimo spazio per una notazione linguistica che molti di voi probabilmente avranno già um, considerato, però deriva dall'Accademia della Crusca che ci ha messo in evidenza come smart working sia una nostra invenzione. E nel senso che noi non solo abbiamo il, il malvezzo di mettere, soprattutto nella nostra normativa, tantissimi termini che arrivano dall'inglese. E con tutti dei problemi di comunicazione anche della normativa, ma l'assurdo che in alcuni casi adottiamo anche dei termini che nel mondo accolosassone non sono utilizzati, un caso per tutto è smart working perché si parla di remote working, non di smart working, è un termine nostro, cioè coniamo dei termini in inglese e forse forse varrebbe la pena di coniarli in italiano a questo punto. Comunque lasciatemi questa annotazione così, semplicemente per, per fare una, una, una divagazione. Ecco. Tornando al contenuto uh, della nostra normativa, ecco, um, è, è, è ampia la struttura, ovvio che si rivolge agli stati e invita gli stati ad adottare tutta una serie di normative che comprendano quindi il vietare le condotte, monitorarle, sanzionarle, il, la previsione di policy specifiche sui comportamenti, la valutazione dei rischi nella gestione della sicurezza del lavoro, l'identificazione, la prevenzione dei pericoli, l'informazione e la formazione appunto sui rischi di pericoli. Importante anche sottolineare come ehm, preveda l'adozione di procedure di investigazione, l'abbiamo già visto anche rispetto alla legislazione di New York, cioè avere delle procedure di investigazione dedicate, dedicate al fenomeno. Questo è quello che ha in mente la Convenzione, anche con una facilitazione all'accesso a soluzioni che possono essere anche alternative, sia all'interno della, della struttura lavorativa sia all'esterno invita anche a dotarsi di normative che prevengano, che proteggano contro le ritorsioni e questo tutti diciamo, gli attori del processo, cioè non solo le vittime ma anche i testimoni, chi ha, chi ha insomma, messo in evidenza la situazione che non, per sé, non sempre eh, coincide appunto con la vittima della condotta e quant'altro. E, e poi ovviamente pone un accento... Importante sulla protezione della privacy dei soggetti coinvolti. Dicevo, è abbastanza dettagliata per essere comunque una convenzione perché eh, invita anche al conferimento di poteri ad ispettori del lavoro o autorità pertinenti che possano appunto incidere eh, sul, su questo tipo di situazioni, con potere di adottare misure immediatamente esecutive. Quindi mh, diciamo che non si risolve solo in petizione di principio, nel fatto di sottolineare che queste condotte devono essere vietate, cioè, non è solo astratta, diciamo così. Evidenzia anche come debba essere garantito l'accesso alla giustizia e soprattutto come devono essere previsti dei meccanismi di risarcimento adeguati. E, e di questo poi eh, questo aspetto re, lo recupereremo, recupereremo quando, facciamo, eh, quando faremo la nostra eh, esame della, della nostra situazione legislativa perché senz'altro questo è, è un aspetto, un valore aggiunto che per noi si, si prospetta come molto, molto importante quindi meccanismi di risarcimento adeguati e comunque in generale sanzioni che, che, che possano essere apprezzate come tali ecco, rispetto, al, rispetto alle condotte. La raccomandazione è, ha, ha uno scopo ancora più esplicativo, quindi individua sulla scorta della, del lavoro che ha preceduto l'emanazione di questi provvedimenti e sulla scorta delle indagini che sono state effettuate anche a livello sociale, quali sono i settori che sono stati individuati allo Stato come più esposti al rischio, così il lavoro notturno, il lavoro in isolamento, il settore della salute, quindi gli ospedali, i servizi sociali, i servizi di emergenza, il lavoro domestico, i trasporti, l'educazione e l'intrattenimento. Eh, Sottolinea ancora una volta come eh, la tipologia di lavoratori... Particolarmente adesso lasciatemi passare il termine perché in questi giorni ne parliamo molto fragili rispetto a questa tipologia di rischio. Noi adesso parliamo di fragili rispetto al Covid, ma insomma possiamo mutuare la stessa terminologia. Per individuare, appunto, individua questi lavoratori eh, fragili nei lavoratori migranti che hanno anche difficoltà linguistiche, quindi difficoltà culturali, che quindi più difficilmente poi eh, si, si, si sono. Sono confidenti nel fare una, una, una denuncia in quelli che potrebbero essere gli esiti. E poi appunto i, eh, i lavoratori dell'Informal Economy perché appunto meno integrati nella struttura dell'impresa e quindi un po' satellitari rispetto a quella che è la classica struttura d'atore di lavoro lavoratore. Individua. È alcune... spento acceso. Scusate. No, oh no, forse c'era un audio che è partito. <ride> sì, di... Non, non, non era nessuno. <ride> individua alcuni strumenti che sono considerati appunto idonei per ehm, sanzionare le condotte, eh, tra cui ovviamente dimissioni che fossero prestate dalla vittima, in questo caso prevedere degli strumenti di compensazione, la reintegra che sappiamo, insomma non è solo italiana, in questi casi è messa in evidenza anche dal legislatore internazionale, risarcimento appropriato di nuovo e provvedimenti immediatamente esecutivi. A che punto è la ratifica della Convenzione? Voi vi chiederete. Ecco, nessun paese al momento ha completato l'iter rati di ratifica. Ci sono vari paesi che hanno l'iter in corso, tra cui noi. Oltre al Belgio, la Francia, la Spagna, la Svezia, l'Islanda e il Montenegro. Vi ho detto appunto che noi stiamo discutendo e, e tra gli argomenti che vengono... Um, messi in evidenza nel corso appunto della presentazione del progetto di legge volto alla ratifica della Convenzione, c'è cioè senz'altro l'importanza che avrebbe per anche una dimensione internazionale il fatto che l'Italia fosse fra, se non il primo, quantomeno fra i primi paesi appunto a ratificare la Convenzione. Uh, ci sono però degli iter di ratifica in corso anche in Africa, Namibia, Zambia, Argentina, Sud, Sud America, Argentina, Uruguay, Perù. Quindi insomma, senz'altro, um, non si ritiene che rimanga una voce inascoltata a questo tipo di convenzione e uh, i paesi si stanno muovendo in questo senso. Eh, ricordo che eh, i paesi eh, che sono appunto membri de, 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 dell'organizzazione internazionale sono 187, quindi insomma se ci fosse un'adozione un importante diciamo che la copertura ci sarebbe proprio. Eh, la, su, sotto questo aspetto la Commissione europea ha, proposto, ha elaborato una proposta di decisione del Consiglio dell'Unione europea. Che autorizza gli stati membri ad una ratifica della Convenzione nell'interesse dell'Unione, mettendo in evidenza come la Convenzione risponda a, a, proprio perché c'è una sovrapposizione no, di materie, sono senz'altro materie di competenza dell'Unione e quindi ehm, si mette in evidenza come la Convenzione risponda ai principi del trattato e, e a quelli ispiratori insomma della materia rispetto a quella che è la normativa dell'Unione. Uno sguardo un po' più preciso di che, del punto del no, dell'iter che riguarda la nostra legislazione. Ecco, uh, la proposta di legge ordinaria è un atto Camera 2207, è stata presentata il 23 ottobre del 2019, è assegnata alla terza commissione affari esteri, che ha iniziato l'esame l'11 dicembre 2019 e l'ha concluso il 14 maggio. Quindi, come dicevamo, l'iter in assemblea è iniziato il 19 maggio. Eh, però l'elite ovviamente si dà conto dell'importanza eh, della, della ratifica della convenzione mettendo in evidenza quali sono quali sare, quali sono quali sarebbero i valori aggiunti perché non è che noi non abbiamo una normativa in tema certo che eh, la dimensione internazionale Uh, ha degli aspetti senz'altro aggiuntivi, non solo perché sarebbe appunto una condivisione di elementi e quindi questo sicuramente darebbe una forza maggiore. Tra l'altro ricordiamo che uh, una convenzione dell'Organizzazione dell internazionale del lavoro, uh, nel caso in cui venga disattesa da uno degli stati firmatari, ecco, uno degli altri può provvedere anche ad una denuncia. Quindi diciamo che si interviene, il fatto di firmare una, o di ratificare una convenzione di questo tipo eh, fa sì che ciascuno Stato sia inserito nel sistema rispetto a quella specifica disciplina in modo anche attivo per il rispetto da parte degli altri. E, dicevamo sicuramente dei valori aggiunti, adesso... Per capire l'importanza di questi valori aggiunti anche proprio nei contenuti, eh, vediamo un attimo a che punto siamo noi prima di recepire la convenzione. Eh, le nostre, eh, la nostra disciplina del fenomeno è contenuta nel codice delle pari opportunità, è una disciplina che è stata molto implementata nel 2018, quindi diciamo che anche qui i tempi del MeToo forse non sono così estranei. Eh, perché eh, c'era senz'altro la base, però poi eh, le declinazioni più importanti di questa disciplina sono proprio state introdotte nel 2019. È importante mettere in evidenza che per il nostro legislatore le molestie sono connotate come discriminazioni e vedremo poi metteremo in luce perché questo è importante. Abbiamo una definizione di molestie che... Ampia che riguarda i comportamenti indesiderati posti in essere per ragioni connesse al sesso, che abbiano lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o un lavoratore, creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo. Quindi vediamo che senz'altro la, la nozione è, è già abbastanza ampia. Um... Sono considerate discriminazioni tutti i trattamenti, anche meno favorevoli, subiti da un, da un lavoratore o una lavoratrice che sia vittima uh, di questi comportamenti per il fatto di aver rifiutato un comportamento. Quindi vediamo che il nostro sistema già prevede appunto una, um, una reazione al fatto che uh, la molestia uh, sia seguita poi da una ritorsione, in sostanza. Qui abbiamo uno schema che ci dà, diciamo, in, uh, in una slide unica, l'idea, appunto, di come il sistema col 2018 sia stato implementato. Cioè, ehm, nostro, la nostra legge prevede la nullità a tutti gli atti, patti e provvedimenti che riguardino, appunto, Um, questi tipi di comportamenti ma soprattutto è stato implementato il sistema perché è stato previsto che chi agisce in giudizio per denunciare questi tipi di molestie non può essere sanzionato demansionato, licenziato e trasferito quindi vedete che c'è una, una importante previsione normativa e e la normativa si conclude di, individuando come nulle tutte le azioni che sono, siano state appunto perpetrate dopo l'azione giudiziaria ehm, in, in, che, ha, che ha avuto ingresso proprio su questo tipo di doglianze. Certo, non si tratta di una tutela eh, indiscriminata. Non, certo il legislatore non poteva prevedere una cosa di questo genere, quindi ovvio che la tutela non è garantita dove ci sia anche solo in primo grado l'accertamento con sentenza che il denunciante eh, in realtà abbia posto in essere una calunnia, una diffamazione o semplicemente una sentenza che attesti l'infondatezza della denuncia. Um, è importante mettere in evidenza, l'abbiamo già visto nella convenzione: si insiste molto sul fatto che la molestia sessuale sia considerata tra i rischi uh, del mondo del lavoro e quindi che sia um, organicamente trattata nell'ambito del sistema sicurezza. E noi abbiamo una norma di chiusura in questo senso eh, che appunto con la riforma del 2018 espressamente prevede che la responsabilità del datore di lavoro, che è una responsabilità che sappiamo trae origine dal 2087 del codice civile, ecco, includa anche eh, la responsabilità di un luogo di lavoro sano eh, rispetto a quelle che sono le molestie eh, sessuali. Dicevamo, è importante che nel nostro sistema eh, la molestia sessuale sia eh, qualificata come discriminazione. Perché è importante? Perché sappiamo benissimo che quelle riforme che si sono succedute a far tempo dalla legge Fornero la reintegra nel nostro sistema. A ha mantenuto uno spazio sempre più residuale, un po' meno residuale appunto con l'articolo 18 che si applica agli assunti ante 7 marzo 2015, un po' più residuale, progressivamente residuale per gli assunti dopo marzo 2015, cioè a cui si, occupa, si applica la disciplina di tutte le crescenti. Però, per entrambi i sistemi, di fronte a una discriminazione, scatta la reintegra. Quindi vediamo che per noi la qualificazione come discriminatoria ha una portata mm, veramente rilevante. Solo dei casi esemplificativi, perché ovviamente mh, non, uh, non avrebbe senso dilungarsi in questo, ma per dare un'idea, abbiamo parlato di risarcimenti uh, mirabolanti negli Stati Uniti, abbiamo parlato di uh, condanne a 26 anni e cose di questo genere, sempre negli Stati Uniti. Dove appunto l'effetto è stato veramente dirompente, e vediamo qual è la nostra situazione non solo normativa, ma anche rispetto ai casi giudiziali. Ecco, sicuramente, come, abbiamo, come si può intuire anche da tutta la struttura che abbiamo prima riassunto, dove c'è in gioco un licenziamento, la nostra tutela è una tutela forte. Cioè, in questo caso, per esempio, è stato uh, riconosciuto alla reintegra al lavoratore perché il comporto non è stato. Uh, riconosciuto in situazioni di questo genere, cioè il comporto, non ha, um, non ha consentito di, di, di considerare legittimo il licenziamento proprio perché la situazione di, 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 di malattia, le assenze della lavoratrice erano proprio determinate da questo suo stato, da questo uh, stato ansioso, determinato proprio dal fatto di essere stata vittima di molestia sessuale. Quindi diciamo. Dove, dove entra in campo il licenziamento, la nostra tutela è senz'altro forte. Dove si parla di uh, risarcimenti direi di no, nel senso che questo, per esempio, è un caso dove, da un lato, mh, possiamo mettere in evidenza come ci sia il concetto di distribuzione della responsabilità tra il datore di lavoro e chi ha poi messo in atto la, 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 la condotta, perché si parla appunto di una rivalsa da parte del datore di lavoro nei confronti del dipendente molestatore e di una responsabilità però al 40% del datore di lavoro per il mancato intervento, quindi non per un'attività e questo si ricollega comunque a una nozione ampia di quella che la responsabilità ex 2087, che adesso la legge riconosce, ricomprende anche le molestie, che però già prima eh, poteva riguardare questo. Però vediamo che i risarcimenti hanno... Delle, delle entità, diciamo senz'altro, non effettive come e anche questa sentenza ci aiuta a, a dare uno spaccato di quello che è eh, il nostro sistema giudiziale. Eh, sì, qua abbiamo 25 mila euro per la consigliera di parità che aveva agito, 25 mila euro per la lavoratrice. Eh, licenziamento sì senz'altro però appunto ripeto dal punto di vista risarcitorio in senso proprio senz'altro molto 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 contenuti e quindi ricapitolando il valore aggiunto di una ratifica della convenzione per noi senz'altro la scusa nostra... Anna Maria scusa un secondo ma quanto tempo abbiamo per la lezione di oggi un'ora Perché... credo io, sono... eh, eh... io sto andando in conclusione eh No, perché è mezzogiorno meno un quarto. Magari Massimo puoi sforare anche di un lo dico l'altro il relatore, puoi sforare no. anche di un quarto d'ora venti minuti, perché se no non so come faresti. Ma noi ci siamo, grazie Francesca, non ma non ci siamo... siamo. già fasati, Francesca, nel senso perfetto. che Massimo mi aveva chiesto una decina di minuti, giusto? Vero? Ah, perfetto, perfetto. Benissimo. Proprio per, perché questa è la struttura, e poi dopo c'è l'analisi. Analisi io andrò veloce. Valore Perfetto. aggiunto quindi, ampiezza dell'ambito applicativo perché abbiamo visto per la convenzione vale anche un solo episodio, noi invece abbiamo la tradizione del mobbing dove ci, ci vuole la condotta reiterata per avere una certa rilevanza e soprattutto abbiamo visto risarcimento adeguato, i nostri risarcimenti non sono adeguati, il danno sessuale nell'ambito del... Del, del, del contesto lavorativo diciamo non è molto molto conosciuto quindi senz'altro sotto questo punto di vista sarebbe importante ecco qua poi io mi collego anche poi all'analisi alla, all dei dati che farà massimo audito per mettere in evidenza come la stessa raccomandazione individui nella raccolta, nella pubblicazione dei dati, un'importanza sostanziale, sia per monitorare il fenomeno ma anche per prevenirlo. Io sarò rapida perché appunto poi ehm, l'indagine che riguarda proprio la nostra professione credo che sia particolarmente importante. Quindi le scorrerò molto velocemente per dare un'idea di come da una fonte indagine Agenzia Unione Europea... Uh, risulti che una donna su due abbia dichiarato di aver subito una sorta di molestia e il 32% dei casi riguardi l'ambiente di lavoro. Noi abbiamo un'importissima un'importantissima indagine Istat che è stata pubblicata nel 2018 che dà conto di dati assolutamente importanti. 8,9% rispetto al campione esaminato che era veramente ampio uh, ed è un'indagine molto molto dettagliata perché parla addirittura della la frequenza con cui hanno dichiarato di averlo subito, da conto di come il fenomeno sia, sia comunque un fenomeno sommerso, perché le denunce sono veramente molto molto poche. Anche se qualche spinta dal MeToo pare sia arrivata, ma sempre con contenuti molto molto, molto ridotti. Um, gli esiti purtroppo il 39, 33% delle, delle donne sempre questo emerge dall'indagine Istad ha dichiarato di aver cambiato lavoro o rinunciato alla carriera il 10%, il 10 di essere stata licenziata uh, un'altra indagine riguarda le giornaliste questo solo per non sentirci diciamo, isolati rispetto al mondo della professione anche un'indagine fatta dall'FNSI eh, pubblicata ad aprile 2019 ha messo appunto in rilievo come anche rispetto a quell'ambiente il fenomeno sia molto, molto diffuso. Qua potete vedere e soprattutto come riguardi proprio quegli aspetti delle comunicazioni correlate al lavoro, le comunicazioni tecnologiche, insomma, diciamo, le, le chat, le email, i social network e quant'altro. Dunque direi che io a questo punto ho finito e lascio senz'altro la parola a Massimo Audisio che ci spiegherà come appunto anche noi come categoria e worldwide non siamo esenti da, da, da questa situazione. Io esco adesso e concludo anche il mio, ecco dovrei, dovrei avere anche concluso la condivisione nel, dello schermo. Sì, esatto. Ecco allora se mi sentite prendo la parola per questi ultimi minuti per, per parlarvi nello specifico di una indagine interessante che è stata svolta eh, dall'IBA che è l'International Bar Association riguardante proprio la sfera delle molestie sessuali nella nostra professione, nella professione legale. Da, da che cosa arriva tutto questo? Arriva ovviamente, cerco di non ripetere, ma magari qualche piccolo accavallamento con quanto ha detto Anna, può darsi che ci sia, ci scuserete. Eh, eh, la constatazione era che negli anni inizio 2000, 2010 fino al 2015, come abbiamo visto, c'è stato questo proliferare a livello mondiale di sondaggi e report e indagini in tutto il mondo. Eh, si è verificato che la maggior criticità denunziata dalle donne con riguardo all'attività professionale in generale erano molestie sessuali, prima risposta, violenze sessuali, seconda, e violenze fisiche, la terza. Ehm, quindi un chiaro grido di allarme dalle donne che chiedeva eh, sicuramente d'avato di non voler più star zitta come, zitta come è stato a volte l'esperienza del passato, ma soprattutto responsabilizzava il mondo eh, facendo capire che non era più possibile rimanere seduti in modo colposo e non far nulla. Eh, essendo da sempre abbastanza affezionato alla nostra professione, io colgo volentieri l'occasione di avere 185, 184 colleghi insieme a me adesso per dirvi che io sono convintissimo che il nostro mestiere per chi lo ritiene tale, la nostra arte per chi la ritiene tale, comunque sia la nostra professione, ha un ruolo privilegiato e fondamentale nell'accertare e combattere a favore di un cambiamento. Perché? Non andiamo tanto indietro, ma già Aristotele diceva agli oratori ateniesi che forse erano i primi avvocati sostanzialmente, che avrebbero dovuto essere uomini di buon carattere. Il eh, codice di Teodosio prevede che l'avvocato dovesse avere un comportamento adeguato. Gli inglesi dal 1600, per ammettere al bar degli avvocati, richiedevano persone esperte e oneste. Questo cosa ci porta a capire, eh, a discapito di tante, tante verifiche, tante indagini, tanti risultati eh, che spesso vediamo su giornali, riviste, eccetera, sul miglior avvocato del mondo, eccetera. E non basta la competenza, non basta il fatturato, non basta l'esperienza tecnica. Per la nostra professione è fondamentale anche avere una serie di requisiti morali e caratteriali. Questo perché avendo questi requisiti potremmo utilmente esercitare il primato, non mi vergogno a dirlo, il primato del nostro ruolo proprio in questa battaglia. Battaglia che potremo eh, sicuramente aiutare e direi tra i primi dovremmo essere in prima linea a combattere questa battaglia. Primo per non, anzitutto per lenirne gli effetti che nel tempo abbiamo visto essere dirompenti. Secondo per evitare che venga strumentalizzata da tutti perché chiunque poi è pronto a saltare sul carro del vincitore. E terzo sostanzialmente per progredire come sempre verso una professione migliore di quella che abbiamo, eh, che abbiamo eh, così, vissuto noi con la nostra esperienza. Come ha detto Anna Pedroni, nessuna categoria professionale è indenne, la nostra categoria professionale non è indenne dalle prime indagini che sono state svolte e ecco perché l'IBA, sotto la presidenza di Orazio Bernardo nieto il presidente di quest'anno in corso, ha pubblicato questa pubblicazione cina as tu è un fascicoletto che trovate anche su facilmente andando sul sito dell'international bar association su internet ed è eh, il, il titolo ricorda ovviamente il movimento MeToo, eh, estendendo as come riferimento alla categoria degli studi professionali legali eh, la considerazione da cui si è partiti in questo contesto è, qui non voglio davvero ripetermi, però è quel concetto di molestia sessuale estremamente ampio. La base da cui è partita questa indagine era una sentenza della Corte Suprema del Canada che definiva molestia sessuale sul luogo di lavoro, quel comportamento sgradito di carattere sessuale che incide negativamente sull'ambiente di lavoro e sul rapporto specifico di lavoro, con altre previsioni, ma bene. Cosa emerge da tutto questo? Ed è uno dei motivi per cui sicuramente la nostra professione deve farsi delle domande. E la molestia sessuale non riguarda solo o soltanto l'aspetto sessuale, ma riguarda l'aspetto del potere. Il potere di discriminare, di mettere in difficoltà, di creare un uh, environment, un ambiente negativo di lavoro, in forza di che cosa? In forza di una posizione che alcune persone hanno all'interno di una struttura e nel nostro caso all'interno degli studi legali. Giustamente Anna diceva non siamo soli, è vero. Infatti nel 2018 un'indagine pubblicata dal Parlamento europeo aveva già comunicato, quello che, che, che è stato forse accennato, che il 10% dei lavoratori intervistati aveva dichiarato di aver subito molestie sessuali. Se saltiamo in, Canada, in Australia, sempre in quegli anni, il 20% aveva dichiarato di aver subito molestie. Negli ultimi quattro anni le famose Big Four, le quattro maggiori società di revisione contabile, hanno comunicato formalmente che molte decine di soci in tutto il mondo erano stati allontanati o si erano dimessi in conseguenza di fatti di molestia sessuali. Sempre nel 2018, l'anno in cui sembra essere esploso quasi tutto, gli impiegati di Google di tutto il mondo hanno iniziato una serie di manifestazioni partendo da Singapore e contro la disparità di trattamento e contro l'inadeguatezza delle reazioni di Google nei confronti di chi eh, aveva subito molestie sessuali. Vediamo se riesco a condividere anch'io, mi auguro di sì, come dice il Papa pregate per me. <ride> non so, va bene, sembra. Fantastico. Sembra? Vai okay. su presentazione. Benissimo. Allora, ecco, vedete la prima schermata, giusto? Sì, sì, la vediamo. Perfetto. Allora, LIBA che raccoglie diverse migliaia di avvocati in tutto il mondo e, attenzione, raccoglie al proprio interno sia eh, soci individuali, sia soci collettivi, che vuol dire anche consigli degli ordini ha divulgato questo questionario in tutto il mondo che ha ad oggetto esattamente, lo trovate appunto in quella pubblicazione, che ha ad oggetto esattamente le ipotesi di molestia sessuale nella professione legale. La risposta è pervenuta da circa 6.980 intervistati e copre 135 paesi del mondo, in sei lingue come vedete, le principali direi. Eh, che coprono la possibilità di, esprimere liberamente, di esprimersi liberamente di fronte a un certo sondaggio. Attenzione, l'ultima annotazione: l'indagine non ha coinvolto solo gli studi legali, anche se devo dire la maggior parte dei respondent era composta da avvocati individuali o studi legali, ma anche gli in-house, cioè i giuristi d'impresa un po' del judiciary, come lo intendono magari gli anglosassoni, quindi diciamo magistrati ma in senso ampio, ed alcuni enti governativi pubblici nell'ambito del diritto. Quali sono stati i risultati? Eh, sono stati molto gravi perché il 65, 67% delle risposte è provenuto da eh, colleghe di sesso femminile, donne avvocato. 32% delle risposte uomini avvocato e una percentuale minore da altre categorie, tra cui 0,2 persone che non si ritrovavano in nessuna delle due definizioni. Però attenzione, vuol dire che eh, due terzi delle donne che hanno risposto sono state interessate a rispondere, degli uomini solamente un terzo è stato inter inter interessato a rispondere e questo è un dato già di per sé non positivo. Perché l'ideale sarebbe arrivare ad avere una risposta del 100% chiaramente, ma l'ideale in seconda battuta sarebbe quello di arrivare ad avere risposte in misura paritetica fra uomini e donne. Questo non c'è ancora, non è ancora il comune sentire. Il risultato gravissimo è che nelle risposte un terzo delle colleghe che hanno risposto, quindi se torno un attimo indietro, un terzo di 7000. Di, hanno risposto il 67% e di quel 60% su 7000 un terzo ha dichiarato di avere subito molestie sessuali, circa il 33%. Gli uomini solamente uno su 14. Io che vedo qui eh, tantissime eh, colleghe eh, collegate, e collegate dico solo che se dovessimo se fossimo in un'aula e chiedessi a un terzo di voi di alzarsi in quanto vittima di molestia sessuale, penso che rimarremmo tutti estremamente colpiti. Non lo dico solo da padre di tre figlie, una delle quali è avvocato, appunto, ma lo dico in senso assoluto, è un, un risultato veramente eh, toccante e tragico, definirei. Eh, altrettanto delicato è il passaggio successivo. Questo 75% dei casi che non sono stati comunicati ai superiori, ai colleghi, alle forze dell'ordine, che è veramente negativo come risultato, perché vuol dire che tre quarti delle persone che hanno subito, passatemi il termine, un'ingiustizia, così chiunque affronti il problema delle molestie sessuali, almeno di fronte al fatto che sia un'ingiustizia, non può tirarsi indietro. Ebbene, il 75%, tre persone su quattro, non hanno comunicato la molestia. E le ragioni sono quelle che sappiamo, ma che dobbiamo ricordarci. Lo status del molestatore, il timore di perdere o rovinare la propria posizione lavorativa e in alcuni casi anche la normalità, l'abitualità delle molestie in quel contesto. Altro dato delicato su cui riflettere è che noi ci stiamo chiedendo, ci stiamo interrogando sull'opportunità di emanare provvedimenti normativi, regolamenti, eccetera, protocolli. Siamo in, in epoca di protocolli, parliamone. Ma siamo sicuri che le politiche attive e le pratiche di formazione diano esito positivo? Il 53% delle risposte proveniva da ambienti che avevano in corso delle politiche eh, attive di formazione. E questo dato è estremamente negativo, evidentemente, perché dimostra chiaramente che di per sé la politica attiva non è sufficiente a eliminare il risultato negativo, cioè il fatto che esistano le molestie. E il 22%, come vedete, aveva in essere programmi di formazione specifici. Guardiamo un po' le percentuali per paesi. Avrei voluto mettervi la cartina, confesso, non ci sono riuscito, scusatemi, guardate su, I, su IBA, internet, vedete anche a colori perché a volte una rappresentazione grafica immediata può aiutare. Ma leggiamo insieme i dati. Allora, eh, gli stati anglosassoni direi, America, Canada per la parte anglosassone. Australia, Sudafrica e poi qualche altro Stato minore ha individuato, ha, ha, ha riconosciuto, ha, sono state date risposte positive tra il 24 e il 35% di chi ha risposto. E questo ci porta a quel tema di cui parliamo fra un attimo, che sembra essere quello del paradosso della percezione. La Svezia, l'Inghilterra e il Brasile seguono. Dopodiché c'è la grande fascia del diciamo 15-20% che quindi vuol dire 10-20% meno rispetto all'America, all'Australia e altri stati. E questo 15-20% vuol dire sostanzialmente l'Europa, chi più chi meno, l'India, ci mettiamo dentro anche l'Italia e una parte dell'Europa dell'Est. Uh, un po' meno Argentina, Spagna e Russia. Uh, la cosa sorprendente e non tanto uh, uh, rattristante, moltissimo, è che dati insufficienti per essere catalogati sono arrivati da tutta l'Africa. E qui mi dispiace non essere riuscito a mettervi su una slide la cartina che evidenzia i risultati, perché l'Africa è grande. E ci sono molti avvocati anche lì. Lasciamo stare i paesi, altri paesi europei. Bene, ma tutta l'Africa, tutto il Medio Oriente e tutta la Cina è priva di risposte. Ora, verrebbe da chiedersi, secondo quel concetto del paradosso della percezione, come è possibile che proprio dove si parla tanto di questi argomenti. Allora le percentuali salgono e paradossalmente dovremmo, sa, potremmo essere portati a pensare che, più se ne parla, più aumentiamo le molestie. È esattamente il contrario, come tutti sappiamo e capiamo, perché è evidente che il discostamento fra la realtà delle molestie e la percentuale delle risposte sta proprio nella non consapevolezza. E nella non valutazione dell'argomento. Eh, abbiamo parlato tanto di queste cose, e eh, io tra l'altro mi accingo fra poco a chiudere, ma riporto alcuni casi perché, come sempre, poi in Italia noi a volte la buttiamo un po' in cacciara e, ed è anche bello che ci facciamo poi una risata sentendo certi casi. Ma siccome stiamo anche parlando in modo tecnico di questi argomenti, forse una piccola rinfrescata di alcune situazioni ci può aiutare a riflettere. Per me il caso più interessante è stato quello di Atlanta nel 1983, Miss Maglietta Bagnata, organizzata in uno in maggior, dei maggiori studi legali su, con le stagiste estive nello studio. Faceva molto caldo, l'idea dei soci è stata facciamo un bel, un bel contesto, un contest di Miss Maglietta Bagnata contestazioni, non si fa, è una vergogna, benissimo, hanno organizzato e hanno fatto Miss Costume da Bagno. Ha vinto una bellissima studentessa di Harvard che si è vista subito offrire un posto di lavoro nello studio, ovviamente. Dal socio che mentre la premiava ha detto sono contento che tu abbia vinto, hai esattamente il corpo che vorremmo vedere più spesso in studio. L'italiano si fa la risata, scusatemi, siamo sinceri, a tutti viene da ridere. Ma sono cose che succedono, io devo dirlo, sono cose che sono successe nell'83 ad Atlanta in uno degli studi più grandi. E va bene. In Canada un socio, il managing partner, il socio di riferimento di quel momento in studio, suggerisce a una giovane collega che arriva da lui straziata. Per le mani che si ritrovava sotto le gonne e nelle camicette da parte del senior, del socio fondatore, il managing partner le chiede se non sia il caso di riflettere e valutare la possibilità di essere un po' più accondiscendente. Eh, Germania, questo è interessante, è un caso che sembra banale. Una collega ha dichiarato in questo questionario di essere stata e di essere sempre in difficoltà. Quando mette la gonna tutti le guardano le gambe. Forse ha delle gambe bellissime, ma questo non giustifica il fatto che tutti i colleghi di studio con i quali lei aveva rapporti professionali e sempre il suo partner di riferimento passassero il tempo a guardare le gambe piuttosto che parlare di lavoro. La cosa grave non è che qualcuno guardasse le gambe alla collega, è che lei ha dichiarato che ovviamente si sentiva infastidita, ma non sapeva a chi comunicare questa circostanza. Perché io dico, perché ci chiediamo e ci facciamo domande sulle politiche attive, perché tra la denuncia penale e il malessere del momento ci sono un'infinità di situazioni intermedie che sono proprio quelle nelle quali credo noi avvocati dovremmo lavorare. In Malesia pare che sia abbastanza frequente, perché ci sono state alcune risposte in questo senso. Dove le colleghe giovani venivano minacciate o comunque poste in disagio dai soci anziani con frasi del tipo: Siccome ti pago, eh, faccio un po' di te quello che voglio. Altro caso ancora interessante: in Inghilterra, una collega ha dichiarato di essere stata estremamente in difficoltà e di avere subito pesanti ripercussioni professionali dal fatto che uno dei maggiori clienti dello studio, in un viaggio d'affari per una trattativa, aveva insistito all'infinito perché lei salisse in camera sua a godere della vista da questo fantastico atto nel grattacielo. E, e lei eh, ha, ha sempre resistito fino a che alla fine si è sentita un po' in imbarazzo con questo, che era uno dei clienti più importanti. Ed è salita nella stanza di questo cliente che ci ha provato, credo la cosa sia finita lì da quello che ha risposto la collega, ma ovviamente il giorno dopo in riunione con il cliente e gli altri colleghi della squadra la tensione è stata molto alta. Io riporto in modo aneddotico, quasi un po' alla totò rispetto alle cose che abbiamo sentito fino ad ora, ma il caso che un collega membro della commissione eh, verifica pratica qualche anno fa mi aveva raccontato che ho sempre trovato proprio classico da italiani perché noi siamo eh, anche capaci di comunque nelle situazioni peggiori di viverla in un modo quasi divertente spensierato come se nulla fosse e che ha dell'incredibile dal mio punto di vista milano giovane bellissima praticante sembra non molto concentrata sull'aspetto giuridico intervistata nel, dalla commissione per la pratica, compimento pratica risponde che lei faceva penale però non tantissimo nel senso che lei era a casa e l'avvocato quando aveva udienza il lunedì o martedì fuori Milano la chiamavano e partivano insieme il venerdì che è un modo simpatico per vivere la vita la professione e i rapporti umani ma forse non è propriamente in linea con quello che una classe forense con quei valori di cui abbiamo parlato, correttezza, rettitudine, competenza, ma anche caratteristiche morali, dovrebbe porre alla base del suo fondamento. Eh, vediamo quali sono le raccomandazioni che alla fine dell'elaborato la IBA ha, eh, appunto, ha elaborato e propone. E qui chiudiamo il mio intervento. Consapevolezza, abbiamo un problema. Non c'è nulla eh, di più importante che riconoscere un problema e quindi dobbiamo parlarne, come stiamo facendo noi adesso e anche di più, senza strumentalizzazioni, ma in modo competente e umano. Le politiche attive, eh, evidentemente abbiamo visto prima quel risultato, quel dato interessante sul 53%, non sono sufficienti. Dobbiamo individuarne di migliori. Magari la normativa di cui ci ha parlato l'avvocato Pedroni prima ci potrà essere di conforto e di aiuto in questo. Così la formazione, i confronti, le discussioni sono, dovrebbero essere la norma e non l'eccezione e sicuramente possono aiutare ad affrontare il problema e forse anche, se non a risolverlo, a migliorarlo. Migliora, moltiplicare le occasioni di dialogo e di condivisione dei comportamenti. È fatto notorio che un problema eh, condiviso è un problema dimezzato, lo si, lo si divide in due e il peso diminuisce proporzionalmente. Il problema è un problema che riguarda tutti: eh, dal socio anziano, eh, dal socio di mezza età, e così mi ci metto anch'io. E al socio giovane o al giovane praticante. Non ci sono eccezioni e dobbiamo consapevolmente riconoscerlo e decidere di affrontare insieme la situazione. Altro passaggio fondamentale suggerito a livello di raccomandazione dall'IBA è la raccolta dei dati. Senza dati non possiamo andare avanti. Tutta eh, l'interessante presentazione di Anna Pedroni parte proprio dalla constatazione non solo di fatti sporadici, di singoli eventi, ma di dati che sono stati riconosciuti in diverse occasioni, forse come quelli di cui vi ho parlato in relazione a questa associazione. La comunicazione è l'altra raccomandazione fondamentale, dobbiamo arrivare a potenziare i canali di comunicazione e svilupparne di più agevoli, più immediati e più... Indolori per chi dovrà fare uso di un canale di comunicazione, perché ricordiamo che se la molestia è un fatto doloroso, la comunicazione della molestia è un fatto altrettanto doloroso. Non è facile, mette il molestato o rischia di mettere il molestato in cattiva luce e il molestato soprattutto teme di essere messo in cattiva luce, anche se poi non accadrà. Ma il timore, abbiamo visto, c'è perché il 75% dei molestati, secondo quel sondaggio, non ha. Dichiarato, eh, io credo in quest'altro passaggio che IBA propone che è la collaborazione con gli avvocati più giovani. È inutile continuare a pensare all'avvocato che va via con la praticante il venerdì, il caso di cui vi ho parlato prima, perché quello forse risale agli avvocati dei miei tempi, in realtà erano avvocati più anziani di me, ma comunque. Oggi le molestie si svolgono in modo diverso, non solamente mettendo le mani addosso alle persone, ma anche secondo quei mezzi di comunicazione e di relazione che voi conoscete e padroneggiate infinitamente meglio di me e che possono forse essere, io dico anche di più, ma altrettanto dolorosi che una fisicità sgradita e violenta. Eh, dobbiamo anche affrontare il contesto in modo più ampio. Non succede nulla per caso, non siamo in un vacuum, in un vuoto, nel nulla. La molestia non è che nasce così dalla follia di un essere umano o dalla sua pulsione sessuale, fosse così sarebbe forse anche meno grave. Il fatto è che nasce da quello di cui ho accennato prima, nasce dall'esercizio di una posizione di potere ed è quindi anche su quel profilo che bisogna ragionare e pensare di intervenire proprio con quelle politiche attive che devono essere comunicate a tutti e sulla base della quale bisogna formare. La fine è quello del tenere le antenne dritte. Mantenere alta l'attenzione non è facile, questa battaglia è in salita, ma combattuta insieme ci sono serie possibilità di migliorare la situazione. Io ripeto lasciatemelo ancora dire in chiusura: sono convinto che gli avvocati in questa battaglia abbiano un ruolo di prima fila, siano quelli che possono essere la locomotiva. Non andremo sul giornale eh, con la nostra faccia sorridente perché siamo passati da uno studio all'altro, ma potremo portare a casa la sera un risultato utile per noi e per tutti quelli che lavorano. Lavoreranno dopo. Di io vi ringrazio. Non so se ci sia ancora Francesca Zanasi, forse no, forse no, comunque sia, siccome mi aveva invitato a solo eh, così porgervi gli saluti di chiusura, Anna. Non so se tu vuoi aggiungere no, qualcosa. Avevo visto solo una domanda nella chat che ecco. riguardava i risarcimenti del danno. E, eh, penso fosse riguardasse diciamo le sentenze quelle ambito italiano che abbiamo visto ecco eh, proprio quello è il tema nel senso onere della prova e identità del danno il nostro sistema il nostro la nostra giurisprudenza nell'ambito del lavoro è stata molto ehm, diciamo indirizzata dalle sezioni unite storiche del 2008 sulla prova del danno e ancora su quel canale Viaggia. Quindi, eh, diciamo che abbiamo visto anche delle entità molto contenute proprio per un problema di prova, eh, perché appunto il danno non si presume e va provato in tutti gli elementi costitutivi, quindi dalla condotta nesso causale ed evento. Eh, C'è un margine per la presunzione, ma e per la valutazione equitativa, ma diciamo che viene affrontato dopo. Ed è proprio per questo, però, che dicevamo che probabilmente è la tipologia di danno che mh, non è ancora molto introdotta nelle nostre aule giudiziarie. Eh, insomma, non dimentichiamoci che anche rispetto al mobbing c'è stato tutto un lavoro. Eh, anche qui ci sono delle sfere di danno, non, non da ultimo, ma proprio il danno sessuale di cui parla la Convenzione, rispetto al quale appunto anche le stesse parti sociali che sono state interrogate dalla Commissione che uh, sta analizzando, ha analizzato il, proge il progetto di legge per l'adozione della Convenzione, hanno messo in evidenza la necessità di formazione. Per lavoratori, datori, ma anche per i magistrati, perché probabilmente è proprio una sfera nuova rispetto alla quale anche i principi eh, che governano la prova del danno, però eh, senza diciamo una conoscenza, un, 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 il fatto di ampliare diciamo le, 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 la considerazione anche a, agli specifici aspetti di danno, ecco, forse questo. Potrebbe essere utile per avere dei risarcimenti che rispecchino effettivamente una situazione di disagio e di danno, tra virgolette, nuovo. Ecco. E posso forse aggiungere, Anna, vedo delle domande sulla possibilità di avere le slide. Io mm -hmm. credo che la formazione le possa inoltrare a tutti. Se aveste delle difficoltà col servizio della formazione forense, fatecelo sapere se ci scrivete un'email almeno. Per parte mia non c'è difficoltà naturalmente a farvele avere. Bene. Bene, quindi se possiamo salutarci qui, grazie della partecipazione, eh, usciamo con il messaggio che molto è, stato, molto è stato fatto rispetto al nulla che era stato fatto prima, moltissimo c'è ancora da fare, ma unendo le forze e rimboccandoci le maniche, probabilmente dei miglioramenti riusciremo a vederli anche noi. Spero siate tutti d'accordo. Grazie e grazie arrivederci a tutti. tutti. Grazie, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci a voi. Grazie. Grazie, grazie. arrivederci. Grazie. Grazie. Arrivederci, grazie. grazie. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie. grazie. Arrivederci. arrivederci. arrivederci.